Mi ha colpito molto questo discorso, ci pensavo venendo qua perché quello che è successo a Valencia, pensate soltanto al discorso del parcheggio sotterraneo, per me è una cosa veramente incredibile. D'altra parte io non ho fatto ancora una ricerca, bisognerebbe capire bene le cause, certamente sta di fatto che dobbiamo rinforzare tutte le protezioni idrogeologiche, questo mi sembra molto evidente. Per quanto riguarda la nostra città e soprattutto la Liguria, visto che adesso mi occuperò anche della Liguria, faremo un'indagine operativa proprio su quelli che sono i punti più critici, la piana di Albengalo è sicuramente, ma ci sono altri punti critici che vanno messi a posto dal punto di vista idrogeologico. Quindi ci daremo da fare per fare una revisione completa e vedere di fare tutto il possibile, lavorando non soltanto a valle ma soprattutto a monte. Sapete il discorso, no, ovviamente, dei piccoli, dei bay, degli affluenti a monte che sono quelli che non dovrebbero scaricare, quindi se facciamo in modo che non si scarichino. C'è poi un altro discorso importante che riguarda la legge sugli scavi nel fiume, no? Per quelli, per levare la roba dal fiume, che molto oggigiorno non è facile. Ci sono molti limiti e invece dovremmo fare in modo di poter facilitare sindaci e ovviamente anche strutture provinciali e regionali per fare questi lavori più in fretta possibile, perché questa ovviamente è una riserva di acqua, di capacità d'acqua ovviamente, che poi ci aiuta. Dobbiamo fare qualcosa di diverso da quello che è sempre stato fatto in passato, perché c'è questa esigenza. D'altra parte siamo qui per questo, quindi è nostro dovere lavorare per i cittadini. La targa era scolorita e l'abbiamo rifatta non perché serva, come dire, un colore più forte per ricordarci quei giorni. Quei giorni chi abitava qua li ha vissuti direttamente. Io abito a poche centinaia di metri di qua ed è stato un momento tragico. E ogni volta che accade un evento come quello spagnolo di questi giorni sembra sempre un sale sulle nostre ferite. Questo momento dietro con la famiglia, in occasione di questa ricorrenza, come nelle altre purtroppo ricorrenze, perché abbiamo avuto due decessi anche nel crollo del Ponte Morandi, in altri in cantieri anche pubblici, quindi in realtà la comunità, essendo integrata nella città, partecipa anche ai lutti propri e della città, e questo da sempre.